In questa video lezione voglio affrontare un tema a me molto caro, che è quello del tempo di esecuzione di un programma. Nel senso che sono un pochino ossessionato, ammetto la cosa, dal fatto di avere tutto sotto controllo quando devo far fare al microcontrollore qualcosa. E per tutto sotto controllo intendo di sapere quanto tempo impiega quella particolare istruzione ad essere eseguita o quel particolare tratto o porzione di codice ad essere elaborato. Questo è un aspetto molto importante e dalla maggior parte delle persone sottovalutato. Ve lo dico tranquillamente perché non vedo quasi mai discorsi o ragionamenti in merito all'ottimizzazione del codice. Si scrive. Poi ci penserà il microcontrollore ad eseguirlo e fine. Beh, in realtà non è proprio così, bisognerebbe anche noi fare la nostra parte, perché se scriviamo il codice in modo corretto, poi anche il compilatore e l'ottimizzatore lavoreranno sicuramente meglio. Allora, quindi, quello che voglio farvi vedere oggi è semplicemente come utilizzare due funzioni di Arduino, la Millis e la Micros. Probabilmente avrete già sentito parlare della Millis, della Micros forse un pochino meno. Allora, sinteticamente, che cosa sono e a cosa servono? Sono due funzioni che ci restituiscono un valore numerico proporzionale al tempo trascorso dall'accensione del sistema. Punto. Dopodiché dovremo noi elaborare questa informazione. Allora, con la millis fondamentalmente vengono riportati i millisecondi dal momento dell'accensione del sistema, con la micros invece vengono restituiti i microsecondi dall'accensione del sistema. Ovviamente ci sono i limiti, per esempio qui ve lo vedete, this number will overflow, cioè torna a zero, dopo 70 minuti. Avremo il ritorno a zero, cioè il contatore va in overflow, cioè arriva al numero massimo che può contenere, dopodiché deve essere riportato a zero. Quindi al 70° minuto avremo un problema, nel senso che la misura subito prima e subito dopo potrebbero essere, come dire, in contraddizione, cioè quella dopo più piccola di quella prima. Ma questo è un altro problema, adesso non è questo il motivo. Poi abbiamo un'altra cosa, qui si dice che la risoluzione in un microcontrollore che lavora a 16 MHz, dove eccola qua, tipo Arduino 2009 e il Nano, questa risoluzione è di 4 microsecondi, cioè questa funzione non è in grado di vedere tempi minori di 4 microsecondi. Invece sui sistemi a 8 MHz avremo una risoluzione di 8 microsecondi. Mentre la millis che cosa fa? Allora, innanzitutto dopo 50 giorni andrà in overflow, perché ovviamente contando i millisecondi e non i microsecondi avremo un tempo di accumulo ben superiore, quindi 50 giorni. In questo caso il discorso sulla risoluzione non c'è, nel senso che in un millisecondi è possibile vederlo. Allora, entrambe lavorano come data type, vedete, unsigned long, quindi numeri a 32 bit di tipo unsigned. Quindi, quando andremo ad utilizzarla, noi dovremo creare una variabile, vedete qui per esempio unsigned long time, e anche di qua è la stessa storia, unsigned long 32 bit senza segno. Allora, come si utilizza? Vediamo, riprendiamo il nostro esercizietto, quello che avevamo visto dove andavamo a leggere e a convertire l'ingresso analogico, e quello che facciamo è vedere quanto dura per esempio l'esecuzione di questa if. Cioè, noi qui elaboriamo il dato, per esempio rifacciamo una scalatura del dato se il valore è compreso tra 61 e 962. Quindi andiamo a vedere con la millis quello che succede. Io avvio la simulazione e ecco qua, fondamentalmente adesso aspettate che la fermo, eccola qua, ci dice sempre 0000, quindi c'è già un problema, non riusciamo a vedere questo tempo. Io quello che ho fatto ve lo faccio vedere, ho definito due variabili, unsigned long time s e time e, quindi start ed end.
E poi cosa faccio? Allora, vado prima della conversione, qui, questa è la conversione che vedevamo l'altro giorno, quindi prima della conversione, time s uguale milles, dopo la conversione, time e uguale milles. Quindi vado a prendere il tempo subito prima e subito dopo aver lanciato questa funzione map. Poi qui sotto, vedete cosa faccio? Quello che è rimasto. Ho aggiunto semplicemente print ln time a meno time s, cioè la differenza di tempo. E con la risoluzione del millisecondo, fondamentalmente non riesco a vederla. Vedete che ho sempre 0 come uscita. Posso andare anche indietro, ma vedete che è 0. Invece, se utilizzo la micros, cioè vado a vedere in microsecondi e non più in millisecondi, quello che ottengo un risultato diverso. E aspettate, state con me, state qui fino alla fine del video, perché poi passeremo il tutto su un Arduino vero, quindi andremo a vedere quello che succede nel mondo reale. Cioè, voglio vedere la simulazione è fedele poi alla realtà, cioè quello che trovo su una scheda reale è quello che ho anche con la simulazione? Vediamo. Allora, intanto andiamo ad eseguire la simulazione ora con la funzione micros. E vediamo quello che esce fuori. Ok, eccoci qua. Vediamo che l'esecuzione dura, lo fermo un attimo, intorno agli 80 microsecondi, 80, 80, 80, 80, 80, sempre 80 microsecondi. Qui ci abbiamo 76. Vedete che la risoluzione è di 4 microsecondi, come ci aspettavamo. E in ogni caso riusciamo in questo modo ad avere una stima di quanto dura l'esecuzione di quel pezzo di codice, quello che avevamo visto. Quindi vedete che queste funzioni sono molto utili perché ci permettono di capire quello che stiamo facendo, se lo stiamo facendo bene, se lo possiamo fare meglio. Per esempio, se fossi curioso di vedere quanto dura anche questa parte sopra, quindi con i due if, sposto per esempio la mia micros da qui dentro, da dentro l'if a fuori l'if, e vediamo quello che succede. Avvio, riapro il monitor seriale. Ecco qua, abbiamo allungato il tempo di circa 8 microsecondi. Qui qualcosa più, 96, 88, 88. In genere intorno agli 88 microsecondi. Quindi vedete che si è allungato leggermente, ma è giusto questo perché abbiamo il. Dobbiamo fare due valutazioni, due if qui. Se il valore letto dal convertitore analogico digitale è maggiore di 61 e minore di 962. Ok, quindi nulla di strano, anzi, sarebbe stato qualcosa di anomalo il contrario. Adesso io vi faccio vedere che copio tutto questo codice, quindi seleziono tutto, poi faccio Ctrl-C, lo porto in Arduino. E lo possiamo eseguire tranquillamente. Eccoci qua in Arduino. Io ho preso uno sketch, l'ho svuotato, è completamente vuoto. Adesso faccio Ctrl V, eccolo qua. Ho copiato il codice che abbiamo preparato in Tinkercad e andiamo a vedere quello che succede. Quindi lo mando in compilazione, in caricamento sul mio Arduino 1. Allora, lui ha terminato le operazioni. Vado ad aprire il monitor seriale. Questo è quello che ottengo. Abbiamo 72 microsecondi. Potrei anche fermarlo, vediamo un po'. 72, 72, 72, sì, normalmente intorno ai 72 microsecondi. Quindi in realtà è un pochino più veloce rispetto al simulatore. E questo è qualcosa di importante. Cioè quello che noi vediamo nel simulatore, almeno da questo punto di vista, può andare meglio sull'hardware anziché sul simulatore, quindi siamo sicuri che se non dobbiamo per esempio sforare un certo tempo con il simulatore abbiamo una stima, con l'hardware reale in questo caso va anche meglio. Guardate, lo fermo, 72, 76, comunque meno degli 88 che vedevamo poco fa. Se vado a spostare questa time s micros da qui dentro, da fuori dell'if, la rimetto qui dentro, vediamo quello che succede. Sta compilando, ok, ha finito, riapro il
qua, abbiamo 64 microsecondi. Riabilitiamo lo scorrimento, eccolo qua. Sì, in genere 64-68 microsecondi, circa 10 microsecondi meglio rispetto a prima. 10, 14, cose di questo tipo. Quindi vedete che funziona tutto. Quello che noi prepariamo in Tinkercad lo possiamo tranquillamente ritrovare anche nell'Arduino vero e proprio. Per esempio, adesso io potrei fare un'altra cosa. Potrei vedere quanto dura non solo quell'if, quindi copio, anzi sposterò questa, poi commento questo pezzo qui e vado qui dentro. Copio il timeS all'inizio, quindi vediamo quanto dura fondamentalmente tutta l'esecuzione del loop. E commentiamo anche questa, anzi prima la copio, ops, e poi la commento. E vediamo fino alla stampa qui, ok, quanto dura tutta l'esecuzione del mio loop. Perché poi vi voglio fare un altro discorso. Andiamo a farlo caricare. Non dovrei aver commesso errori, non è andato bene. Riabilitiamo lo scorrimento. Eccoci qua. Allora, vedete qua che il tempo di esecuzione è di 940 micro, 940, 944, 932, 944, 948. Insomma, stiamo intorno ai 940 microsecondi. Quindi quello che succede è questo. In realtà, se noi vogliamo un campionamento ogni 50 millisecondi, scrivere semplicemente delay 50 qui non è corretto, in quanto noi spendiamo quasi un secondo di tempo per effettuare queste operazioni. Quindi questo millisecondo in realtà si va ad aggiungere a questi 50 millisecondi che perdiamo qui. Quindi in totale il loop dura circa 51 millisecondi. E quindi questo fondamentalmente potrebbe anche essere un problema, nel senso che, come dire, se io volessi un 50 millisecondi come periodo preciso, in questa maniera sicuramente non lo avrei. Come si può fare? Beh, qualcuno direbbe, allora diminuiamo da 50, lo portiamo a 49. Sì, ma anche no, nel senso che è un'approssimazione un po' brutale. Perché? Perché vedete che qua il ciclo dura 9,36, 9,40, 9,36, 9,44. Quindi non è un millisecondo preciso, ma è qualcosa un pochino meno. Quindi quello che dovremmo fare sarà cambiare un po' le cose. Ma di questo ce ne occuperemo in un'altra lezione, in un'altra puntata. Quindi nel frattempo vi lascio con il dubbio, vediamo chi riesce poi a trovare una soluzione. Io vi darò la mia, vedremo se vi piacerà.